Buonasera da InfoStudio, martedì 16 aprile, edizione densa di notizie, l'omicidio di Cassano, il nuovo fronte dell'inchiesta Lande desolate perché nell'avviso di conclusione indagine a carico di Mario Oliverio spuntano anche i nomi eccellenti di Enza Bruno Bossio e di Nicola Adamo e poi l'ufficialità della riunione a Reggio Calabria del Consiglio dei Ministri dopodomani e non dunque a Gioia Tauro come aveva anticipato il 3 aprile scorso il Ministro dei Trasporti. Toninelli, ma partiamo dall'omicidio di Cassano Ionio perché intanto si è costituito Giovanni De Cicco, il marito di Romina Iannicelli, la donna di 44 anni trovata cadavere questa mattina da alcuni parenti con i quali aveva un appuntamento al quale non è arrivata, che è stata uccisa nella notte nella sua casa, colpita mortalmente al cranio da un'arma impropria all'appartamento nel centro di Cassano, nel quale viveva con il marito, appunto Giovanni De Cicco di 42 anni, che era irreperibile dalla scorsa notte, da stamattina diciamo pure. Anche se, ripeto, l'omicidio, secondo l'ispezione cadaverica del medico legale, risale ad un periodo tra la scorsa notte e l'alba di oggi. De Cicco è stato sentito in queste ore, viene sentito ancora dal magistrato che indaga, il sostituto procuratore di Castrovillari, Valentina Draetta. E naturalmente dai carabinieri. La donna che non aveva figli in questo periodo era però in gravidanza, evento che sembra attendesse da molto tempo. Romina Iannicelli era la sorella di Giuseppe Iannicelli, l'uomo assassinato a colpi d'arma da fuoco il 16 gennaio 2014, insieme alla compagna marocchina Ibtissam Tous di 27 anni, al nipotino Nicola Campolongo di 3 anni appena, i cui corpi poi, dopo che vennero uccisi a colpi di pistola, vennero pure bruciati. Ma la parentela con Giuseppe Iannicelli non viene ritenuta collegata in alcun modo al delitto. Sono state acquisite le immagini di telecamere di videosorveglianza anche per cercare di capire se potessero essere state implicate altre persone, cosa che al momento si tenderebbe ad escludere. Per il momento, ripeto, mentre andiamo in onda, non ci sono ancora provvedimenti nei confronti di Giovanni De Cicco, ma potrebbero arrivare molto presto. Come già detto, il procuratore Facciolla ha escluso categoricamente che l'omicidio della donna, che comunque aveva qualche precedente penale legato allo spaccio di droga, possa essere riconducibile a questioni di criminalità organizzata. In casa, con Romina Iannicelli e il marito, viveva anche l'anziana madre dell'uomo che è stata sentita in caserma. Il cadavere della donna ora si trova nell'obitorio dell'ospedale di Rossano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ovviamente verrà disposta l'autopsia. Il procuratore Facciolla ha parlato di caso non facile e di aggressione alquanto violenta. Al nostro arrivo ha detto: abbiamo trovato tutto a soqquadro, forse anche la scena era stata modificata visto che nell'abitazione prima di noi erano entrate altre persone, ma comunque sulla morte farà luce certamente l'autopsia. Ho già detto, il procuratore parla di arma impropria, non convenzionale, quindi di un corpo contundente, di qualcosa comunque di molto pesante, di molto robusto. Con questo oggetto Romina Iannicelli è stata colpita al cranio, un trauma cranico era appunto alla base della morte. E allora, sono 19 le persone a cui la Procura Antimafia di Catanzaro ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini nell'ambito dell'inchiesta della Guardia di Finanza denominata Lande Desolate, che nel dicembre scorso aveva coinvolto anche il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, diversi funzionari della cittadella regionale e l'imprenditore Giorgio Ottavio Barbieri. Tra i destinatari dei provvedimenti firmati dal sostituto procuratore Veronica Calcagno e dal procuratore aggiunto Vincenzo Luberto ci sono anche nomi eccellenti, vale a dire quelli della deputata in carica del Partito Democratico Enza Bruno Bossio, che state vedendo, e del marito Nicola Adamo. Nicola Adamo è stato segretario dei DS, è stato deputato fino al 2006, è stato vicepresidente della giunta regionale presieduta allora da Agazio Loiero. Oltre ai loro compare, ovviamente nuovamente il nome di Mario Oliverio e nuovamente quello dell'imprenditore Giorgio Ottavio Barbieri, poi quello dell'ex sindaco di Pedace Marco Oliverio, e poi ci sono nomi di dirigenti della regione. I capi di imputazione sono 20 e l'indagine è sempre quella che riguarda la costruzione dell'impianto di risalita di Lorica e dell'avio superficie di Scalea e la realizzazione di Piazza Bilotti, una piazza del centro di Cosenza. Oliverio, il presidente Oliverio intendo, Adamo, la Bruno Bossi e Barbieri devono rispondere di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Secondo i magistrati, gli indagati hanno stretto un accordo illecito per rallentare i lavori di Piazza Bilotti affidati al gruppo
delle imprese di barbieri che per questo avrebbe ottenuto del denaro. Lo scopo era quello di mettere in cattiva luce il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto. Oliverio è anche indagato per abuso d'ufficio in relazione al progetto di Lorica. E veniamo alla riunione del Consiglio dei Ministri in Calabria. Oggi pomeriggio il comunicato che era stato anticipato da Palazzo Chigi, che annuncia ufficialmente che la riunione si terrà giovedì, come era previsto, 18 aprile alle 13 a Reggio Calabria. Ancora non è stato specificato il luogo fisico, però diciamo che si dà pressoché per scontato che si tratti della prefettura di Reggio. Sarebbe dunque il bis esatto di quello che accadde nel 2009, quando in Calabria scese il governo Berlusconi. Anche allora i ministri si riunirono nella prefettura di Reggio. Nel corso della riunione il governo dovrebbe varare ufficialmente il decreto speciale per cercare di superare lo stato di emergenza della sanità calabrese annunciato dal ministro della Salute Giulia Grillo. Catanzaro sarà la prima città calabrese ad avere la fibra ottica FTTH, fino cioè a casa, senza passare dall'intermediazione di una cabina e con una velocità dunque di fino ad un gigabit al secondo, ovvero 50 volte più veloce della DSL normale. A Catanzaro la fibra ottica arriva direttamente a casa. Il comune ed Open Fiber, società del gruppo Enel creata per costruire una rete di accesso indipendente su fibra, hanno stipulato una convenzione per realizzare un'infrastruttura in modalità FTTH, Fiber to the Home, cioè la fibra ottica stesa fin dentro casa, l'unica in grado di restituire velocità di connessione al web fino a 1 gigabit al secondo, con una latenza inferiore ai 5 millisecondi. Per capire la differenza basta dire che la DSL, il sistema di accesso digitale più diffuso, viaggia a 20 megabit al secondo e dunque ad una velocità 50 volte inferiore. Open Fiber investirà 9 milioni e mezzo di euro per il cablaggio di più di 37.500 unità immobiliari. Complessivamente 677 chilometri di fibra ottica avvolgeranno i quartieri di Catanzaro, dal centro alle periferie. I lavori avranno un impatto ambientale minimo perché si interverrà quanto più sarà possibile sulle infrastrutture di rete già esistenti e con scavi che privilegeranno metodologie innovative e non avranno costi per il comune, visto che Open Fiber assicurerà la gestione e la manutenzione della rete per tutta la durata della convenzione. I cantieri partiranno una volta concluse le fasi autorizzative preliminari e i lavori dovrebbero durare circa 18 mesi. L'infrastruttura si estenderà per 200 chilometri, 59 dei quali realizzati attraverso il riuso di reti aeree ed interrate già presenti in città. Una rete integralmente in fibra ottica che, come spiega il responsabile dell'area sud di Open Fiber, Emanuele Briulotta, offre un servizio che dà benefici all'intera collettività, dalla telemedicina al telelavoro, dall'educazione a distanza alla videosorveglianza ad altissima definizione. I lavori consistono nel portare la fibra fin dentro le abitazioni, con un progetto quindi che si differenzia notevolmente da tutti quelli fatti fino ad ora, che erano un misto fra fibra e rame, che quindi non consentivano di poter arrivare a queste velocità. I lavori dureranno 15 mesi, collegheranno l'intera città, circa 35.000 unità immobiliari, saranno realizzati con investimenti totalmente privati, quindi nessun utilizzo di fondi pubblici, un investimento di 9 milioni e mezzo, stenderemo circa 700 chilometri di fibra. Alla fine di questi lavori diciamo che non solo i singoli abitanti di Catanzaro potranno viaggiare a connessioni vicine a quelle di tutto il resto dei cittadini delle maggiori capitali d'Europa, ma le pubbliche amministrazioni potranno avviare e completare il processo di digitalizzazione, che senza una connessione veloce è impossibile da realizzare. Le piccole e medie imprese potranno finalmente accedere ai servizi dell'industria 4.0, quindi tutti i servizi che oggi vanno per la maggiore, la domotica, l'informazione a distanza, la telediagnosi, la telemedicina. E quindi diciamo che con questi lavori Catanzaro completerà la sua opera di modernizzazione. Per il sindaco Sergio Abramo, la collaborazione fra Comune ed Open Fiber permette a Catanzaro di entrare a pieno titolo nella strategia italiana per la banda ultralarga, che nel resto della Calabria sta ancora muovendo i primi passi. Avere questa nuova rete qui a Catanzaro è importantissima, poi un investimento di circa 8 milioni di euro a costo zero per l'amministrazione comunale, quindi è un grande vantaggio per tutti quelli che oggi usano le tecnologie, quindi è una cosa che ci aspettavamo da tempo e finalmente è arrivata. Questo serve a migliorare tutte le attività di servizio.
Dopo che neppure ieri il Consiglio regionale è riuscito a mettersi d'accordo, ad approvare la proposta di legge sulla doppia preferenza di genere, per dopodomani la consigliere regionale Flora Sculco, che è la proponente appunto della legge, ha indetto una iniziativa per le ore 17 presso la Sala Oro della Cittadella regionale. Ha parlato di pagina nera della storia del regionalismo, una pagina, ha detto, che la Calabria, francamente, nonostante le tante criticità da cui è caratterizzata, non meritava e che non possiamo tollerare, l'ha scritto in un post su Facebook la consigliera regionale crotonese. La bocciatura costituisce, dice la Sculco, un pericoloso arretramento democratico. Il messaggio deplorevole che è stato mandato all'Italia, ossia di una terra che ostacola quasi con pervicacia l'accesso delle donne nelle istituzioni, in palese contrasto con i principi costituzionali e la legge italiana ed europea, per fortuna non rappresenta la volontà della stragrande maggioranza dei calabresi. Le donne, tutte indistintamente, dice Flora Sculco, reclamano a viva voce una Calabria libera, aperta, innovativa ed inclusiva, e per questo è necessario continuare a percorrere con maggiore impegno, convinzione e forza la strada già tracciata e rilanciare le ragioni a sostegno dell'affermazione del principio di democrazia paritaria. Oggi la squadra mobile di Reggio Calabria e la Procura hanno fatto luce, ritengono di aver fatto quasi completamente luce su un episodio drammatico del 10 agosto scorso. Era la notte di San Lorenzo, una ragazza che aveva bevuto un po' troppo, era in discoteca, venne trascinata fuori ed in spiaggia, stuprata a turno da almeno tre ragazzi, tre di essi sono stati arrestati, poi ci sono anche altri che sono coinvolti per aver dato loro, per averli favoriti in qualche modo, non dicendo tutto quello che sapevano. Si tratta di un 21enne e di due ventenni. La violenza, ripeto, avvenne la notte del 10 agosto su una spiaggia libera e l'allarme venne dato da alcuni passanti che segnalarono ai poliziotti in servizio in discoteca questa ragazza che vagava in evidente stato di shock. Le indagini, coordinate dal procuratore Gerardo Dominiani e dal sostituto procuratore Paolo Petrolo, si sono avvalse di intercettazioni telefoniche e ambientali, attività di videosorveglianza, testimonianze e dell'analisi del DNA degli indagati comparato con quelli prelevati alla vittima in ospedale dopo la violenza, perché quando si verifica una violenza sessuale viene avviato uno speciale protocollo sanitario. C'è da dire che sulla base dei risultati i magistrati hanno ottenuto la custodia cautelare in carcere dei presunti responsabili, uno dei quali ha anche accusato di aver minacciato una testimone oculare, lo ha fatto poche ore dopo l'episodio, perché non rivelasse quanto sapeva. Ad altri tre giovani, un ventenne e due diciannovenni, è stata notificata la misura cautelare di presentazione alla polizia giudiziaria per favoreggiamento personale. Il procuratore di Reggio Bombardieri ha parlato di bruttissima vicenda dietro la quale non ci sono degrado sociale o branchi, come siamo abituati a dire, a sapere, ma ragazzi normalissimi. Un dipendente della Camera di Commercio di Catanzaro, di 62 anni, è stato posto ai domiciliari e poi interdetto dai pubblici uffici per un anno dopo l'udienza di convalida con l'accusa di concussione. È stato fermato dai carabinieri mentre riceveva del denaro da un imprenditore per risolvere un problema che egli aveva con l'Inps, che gli aveva chiesto dopo la chiusura nel lontano 1994 ormai di un ristorante, poi l'imprenditore addirittura era andato a vivere in Germania, di una somma di 300.000 euro. Il dipendente aveva detto di poter intervenire e dietro il compenso di soldi cancellare quel debito. E adesso parliamo di un progetto, è un corso di vela per ragazzi autistici avviato presso il Club Velico di Crotone. Ce ne parla Giuseppe Laranta. Un nuovo progetto del Club Velico Crotone, vincitore del bando nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, classificatosi nono su 50 ammessi al finanziamento e uno dei tre presentati a livello regionale, che unisce il mare e l'ecologia e che si rivolge ad alcuni studenti speciali. Il corso, iniziato lo scorso weekend, prevede una prima parte teorica, dove i ragazzi apprenderanno i rudimenti della vela per poi salpare a bordo accompagnati dai velisti del circolo e dare via alla fase 2 del progetto, che prevede la pulizia del mare dalla plastica. È una tematica che negli ultimi tempi sta iniziando a scuotere le coscienze della comunità, viste anche le tristi notizie che arrivano dai fondali, come quanto scoperto di recente nello stretto di Messina dagli studiosi del CNR e dall'Università La Sapienza, o come i ritrovamenti di tartarughe morte a causa della plastica ingurgitata, come è successo a Le Castella e a Reggio Calabria. Tutti i dettagli del progetto sono stati illustrati dall'istruttore del Club Velico Gianluca Cortese, che ha presenziato il corso. Sono 14 ragazzi, inizialmente faremo delle lezioni di teoria sia di vela che
di ambiente, dopodiché andremo sulla parte pratica, usciremo con la barca a vela e con gommoni in sicurezza fuori nelle acque antistanti del porto di Crotone, andremo a vela, porteremo la barca nella migliore possibilità che si possa, con cui si possa portare. Il progetto sarà sottolineato dalla pulizia del mare, dalla cultura dell'ambiente marino. Voglio ricordare che pochi giorni fa è morto un capodoglio, aveva 22 kg di plastica addosso. Continuiamo a trovare delle tartarughe che stanno male, che vengono salvate e quasi sempre hanno ingerito plastica perché la scambiano per meduse, e quindi vogliamo dare questo ulteriore messaggio. Come diceva lei, è un tema che sta venendo a galla. E il Club Velico Crotone come si vuole porre? Qual è il messaggio che vuole lanciare non solo ai propri ragazzi, ai propri velisti, ma alla comunità intera? Noi usciamo sempre qui con le barchette a vela e proviamo a pulire il mare. Cioè i nostri ragazzi, dagli agonisti a quelli della scuola vela, escono in mare e ritornano con il loro pescato di plastica che troviamo in mare. È una punta di un iceberg in realtà quella che riusciamo a prendere noi, perché però riusciamo ogni giorno a raccogliere e dare l'esempio, perché noi siamo ormai convinti anche a livello sportivo che si migliora solo con l'esempio, e l'esempio deve essere positivo sempre per tutti. E quindi proviamo a dare un ulteriore esempio anche con i ragazzi diversamente abili, ma non solo alla città di Crotone, ma noi lanciamo un messaggio molto più ampio. Il telegiornale termina qui, è tutto infatti per questa sera. Io vi ricordo che per restare aggiornati c'è il nostro sito www.tgcal24.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buona serata.